si registrerà la conferenza su diverse tematiche, dai GIS, web GIS, rilievi GNSS, rilievi laser, insomma, tematiche più disparate di cui ci occupiamo. Questo Jawbreak di oggi è il primo in cui abbiamo anche invitato una persona, delle persone esterne, in particolare la prima parte, vi introdurrò un po' il Jawbreak io, ma poi cederò la parola a Eugenio Berti del Comune di Vicenza, che è già collegato, che vedete appunto in chat, e che ci racconterà un po' meglio SITVI, il loro WebGIS. Abbiamo pensato di coinvolgere direttamente Eugenio, con il quale appunto collaboriamo, come vi dirò appunto in una prima parte, da ormai da 5-6 anni, perché poi alla fine chi meglio di chi poi il prodotto lo utilizza tutti i giorni, chi è più adatto rispetto a chi il prodotto lo utilizza tutti i giorni per spiegarne le caratteristiche, le funzionalità e le utilità. Secondo noi loro, nel senso che noi possiamo raccontarvi qualcosa degli aspetti più tecnici, di come l'abbiamo sviluppato, e magari lo farò appunto nei primi minuti, ma poi le funzionalità di fatto le conoscono loro. Quindi appunto cederò la parola a Eugenio. Nella prima parte volevo solo dirvi appunto due cose sulle tecnologie che sono state utilizzate e darvi anche qualche numero relativamente all'utilizzo di siti, appunto. Che è il WebGIS, come vedete dal titolo appunto del Jawbreak di oggi, è il WebGIS della città di Vicenza. Quindi niente, comincio con questa brevissima presentazione in cui cerco di rubarvi il meno tempo possibile. In cui l'obiettivo, spero che la riusciate a vedere tutti, appunto, in cui l'obiettivo è presentarvi SITVI a partire dagli attori coinvolti. SITVI è appunto il WebGIS della città di Vicenza, sviluppato prevalentemente dal, spero di non aver sbagliato la nomenclatura, l'ho cercata sul sito, eventualmente Eugenio poi mi correggerà, dal settore di risorse umane, orientazione e formazione. Le persone con le quali appunto lavoriamo ormai da circa 6 anni sono Rosario, Lorenzo e Eugenio Berti, appunto, che mi diceva stamattina si occupa di SIT dal 97 ormai. Mi piaceva citare anche il loro CED, in particolare Piero, con cui è veramente un piacere collaborare ogni volta che abbiamo una qualche necessità. Sono proattivi, la risolvono, insomma. Quindi è un attore sicuramente importante, sicuramente non sono quelli che hanno ideato SITVI, ma gestiscono tutta la parte di back-end, i server virtuale o altro in maniera encomiabile davvero. E poi vabbè, ci siamo anche noi, sottoscritto e Roberto Pagadini, che appunto è venuto l'ultimo Jawbreak su CDU Creator, che ci siamo occupati appunto in questi anni un po' all'interno di GTR, dello sviluppo di questo WebGIS. Tutto è nato da una gara del 2014, che abbiamo vinto appunto nel 2014, quindi abbiamo iniziato a lavorarci verso la fine del 2014 il prodotto è stato più o meno realizzato appunto in circa 180 giorni, lavorativi si intende, e quindi è online dall'estate del 2015, direi. Esistono due versioni, una versione intranet e una versione internet. E circa, perché quelli erano e sono i numeri che ho ripreso da una vecchia presentazione, erano i numeri all'origine, circa 400 layer pubblicati. Secondo me ora li abbiamo ampiamente superati, perché nel corso di questi anni è chiaro che il grosso dei layer pubblicati sono stati pubblicati appunto tra il 2014 e il 2015, ma so che Rosario e Eugenio in particolar modo, che poi sono quelli che sui siti ci lavorano appunto,
hanno aggiunto ulteriori layer in questi anni, quindi potrebbero anche non essere aggiornatissimi questi numeri. Ci sono circa 16 macro, cosiddette macro aree di interesse, cioè se uno va a navigare il sito trova appunto queste macro aree, tutto su un database PostGIS utilizzato diciamo per la pubblicazione dei dati online. Ora su questo schema poi torniamo nella slide successiva e nel 2015 appunto avevamo realizzato sette primi tool, io li chiamo sette moduli, quello della toponomastica, eccetera, eccetera, di cui però vado abbastanza veloce perché sa proprio l'oggetto della descrizione, delle spiegazioni di Eugenio. E quindi non mi dilungo su questi tool. Dicevo che vi avrei spiegato un po' meglio questo schema perché in realtà nel corso degli anni è stato modificato. Siamo partiti, questo prevedeva la gara, direi, da una struttura di questo tipo. Comune di Vicenza aveva un database, un DBMS, un Oracle Spatial con i suoi dati geografici. L'idea era di trasferire giornalmente o all'occorrenza anche con frequenze maggiori, diciamo che esiste uno script che tutti i giorni, tutte le notti aggiorna i dati e poi a seconda delle esigenze il personale comune può ovviamente aggiornarli con aggiornare singole tabelle con una frequenza maggiore. Quindi un database Oracle Spatial, un trasferimento dei dati su un database PostGIS e poi la pubblicazione tramite servizi WMS, WFS, WCS utilizzando Jar Server e poi un client che è sviluppato ancora ad oggi con queste soluzioni, quindi basato su JOEXT, OpenLayer e XJS, utilizzando appunto un framework denominato Aeron, basato appunto su JavaScript. E poi i moduli sviluppati prevalentemente utilizzando PHP come linguaggio web di programmazione. L'infrastruttura di Sitefy ovviamente non è cambiata, non è mutata, anche perché poi di fatto da allora diciamo, siamo entrati nella manutenzione correttiva e basta, non c'è stata nemmeno più di tanto delle evolutive, se non spot. E nel corso degli anni però il Comune di Vicenza ha previsto anche diciamo, un po' di formazione. Se non ricordo male, Eugenio forse mi correggerà, erano 2 giornate all'anno per i 3 anni successivi in seguito al collaudo della piattaforma e hanno in maniera, secondo me, molto lungimirante, sfruttato queste giornate, di fatto poi 2 giornate forse del terzo anno che ci rimaneva, per pianificare anche un'operazione che si sono fatti, che Eugenio, Rosario e Lorenzo hanno fatto praticamente da soli internamente, che è stata una migrazione totale del database, anche del database back-end, quindi del loro database, non quello di pubblicazione, usato per la pubblicazione, da Oracle a PostGIS. Quindi diciamo nell'ambito, diciamo, come risultato in più oltre a Sitefy c'è stato anche questo risultato assolutamente utile, penso, se non altro per il risparmio in termini di risorse economiche, convogliato ovviamente in altri progetti, in altre operazioni, però e come confermerà poi Eugenio, a parità di performance, diciamo che ne parlavamo forse qualche mese fa e mi confermavano di come non tornerebbero indietro, cioè si trovano assolutamente bene con PostGIS, non trovano grosse differenze, se non è chiaro, tutte le funzioni si chiamano in altro modo o altro, però a livello di performance, quindi non hanno funzionalità, non si sono perse delle funzionalità, anzi forse qualcosa potrebbero anche aver migliorato da questo punto di vista. Nel corso degli anni, in realtà, ci sono state alcune aggiunte, che sono state finanziate in parte da altri parti del comune, quindi come la Polizia Municipale o i servizi sociali, che hanno portato, vabbè, oppure internamente dal settore di cui fa parte appunto Eugenio, la prima appunto il modulo patrimonio, un modulo solo intranet di cui appunto Eugenio poi parlerà dopo, ma che diciamo, si occupa della gestione del patrimonio comunale, una gestione
più possibile anche oculata, se possibile, anche grazie a uno strumento come Sippi, un modulo telecamere utilizzato appunto dalla Polizia Municipale per gestire, diciamo, il posizionamento delle telecamere che nel corso degli anni sono state installate nell'ambito comunale, e un prodotto, secondo me, molto, molto interessante, che è il registro fragilità, che ha coinvolto i servizi sociali del comune. È un registro all'interno del quale, appunto, avete visto questo breve video che mentre parlavo ascolto, in cui vengono raccolte le informazioni su diverse persone fragili all'interno del comune per diverse ragioni, quindi dalla fragilità, dalle persone che hanno disabilità di tipo motorio o anche disabilità di altro tipo, che vengono ovviamente solo su rete internet e nel rispetto della privacy, vengono mappate sul territorio in maniera tale da avere la loro posizione esatta e quindi da poter sapere, soprattutto in caso di emergenze che coinvolgono poi la protezione civile, ma non solo ovviamente, però quello è uno degli utilizzi più frequenti, di sapere dove si trovano e quindi anche di sapere quali sono, oltre a mapparle, anche di registrare i contatti delle persone che si possono contattare appunto in caso di necessità, quindi poter agire nel miglior modo possibile per rispondere alle loro esigenze, poi compatibilmente con le risorse e tutto. E quindi all'interno di questa attività del modulo del registro fragilità, un modulo che era il modulo dell'anagrafe cosiddetto è diventato un modulo ben più complesso di ricerca territoriale, su cui di nuovo Eugenio mi parlerà perché credo che Eugenio, appunto, come dicevo prima, era nel sito comunale dal 97, forse dal 98 aveva in testa questo modulo di ricerca territoriale, o addirittura dal 96, prima ancora di entrare a far parte del sito di Vicenza, aveva già in testa questo modulo di ricerca territoriale. Quindi siamo riusciti a farlo diventare realtà all'interno di questa attività per il registro fragilità. Ultimi numeri e poi davvero cedo la parola a Eugenia, sono le visite su Sitvi è in servizio da circa 5 anni, come dicevo ormai, perché dall'estate del 2015, conta, dato che ho verificato lunedì scorso, circa 120.000, un poco meno, 120.000 visite, e di cui 12.000 visitatori unici. Che sono dati niente male, insomma, per essere un portale cartografico. Ora, non stiamo parlando di Google o di Amazon, stiamo parlando di portali che abbiano un utilizzo così diffuso. Però per un geoportale comunale, sì, di una grande città, ma comunque di una città che conta circa 100.000 abitanti, poco più di 100.000 abitanti, insomma, sono numeri assolutamente interessanti. Di tutto questo e di molto altro, anche con qualche sguardo, perché no, al futuro, perché ne stavamo parlando giusto prima di questo jailbreak con Eugenio, in separata sede, su Skype, quindi su un'altra piattaforma, parlavamo anche di futuro, vi parlerà appunto Eugenio, a cui cedo la parola, quindi interrompo la condivisione del mio schermo, in maniera tale che Eugenio possa appunto entrare Intanto nel. ciao a tutti, grazie Roberto della presentazione, grazie di avermi ricordato che non sono poi così ancora tanto così giovane, non importa. L'hai detto tu di dire che sei dal 97. È l'occasione per darti le battutine, dai. Grazie. Sì, dal 97 che lavoro nel sito del Comune di Vicenza, è nato in quegli anni là, è nato in un contesto molto diverso da quello odierno. C'è stata un'evoluzione negli anni che ha migliorato tantissimo la tecnologia e di conseguenza come ci si deve poi relazionare con la tecnologia, con i dati. Vabbè. Entriamo subito nel merito della questione, condivido il mio schermo, eccolo qua, adesso mi vedete e vi invito a farlo adesso oppure quando volete farlo nella pagina del sito del Comune di Vicenza, città di Vicenza, questa è la home page, scorrete verso il basso, qua c'è il tasto mobilità territorio SIT, cliccate
Non Cliccando si vede qua, però il tuo non schermo si che vede? Si vede lo schermo? io non lo vedo ancora. Ho fatto condividi. Sì, si vede, Eugenio. Sono Ok, allora sono Roberta. problema mio. Bene. Ah, ok, allora, questo l'avete visto, andate qui sotto in basso, mobilità, territorio, SIT, CTV, sistema informativo regionale, e compare il CTV del Comune di Vicenza, il sistema informativo territoriale. Questa è la versione su internet, ovviamente. Sulla versione su intranet, ne ha accennato prima Roberto, ci sono delle cose, dei servizi che sono solo autorizzo nostro interno. Se abbiamo tempo, poi ne ha già accennato Roberto. Se abbiamo tempo, vi farò vedere attraverso la intranet nostra. Vabbè. Adesso vi descrivo molto brevemente la pagina iniziale di CTV, il Comune di Vicenza con un minimo di organizzazione territoriale e la leggenda. Nella leggenda ci sono dei dati fissi, come sono i confini comunali, i confini della provincia di Vicenza, che eccola qua, il nostro comune è inserito all'interno della provincia. Ok, circoscrizioni, zone del nostro territorio, sono tutti dati amministrativi fissi. Poi ci sono altri dati fissi, corsi d'acqua, fiumi, gli argini, la viabilità, le strade l'avete già visto, i parcheggi, le ferrovie, i percorsi pedonali, ciclabili. Ecco, tutte queste informazioni qua sono standardizzate secondo le regole tecniche del catalogo degli oggetti, che è un allegato al decreto ministeriale 10 novembre del 2011, decreto Brunetta, praticamente uno standard dello Stato, che lo Stato si è dato per fare il sistema informativo territoriale in tutto lo Stato. Poi che qualche comune lo fa e tanti altri ancora non lo fanno, questo è un altro discorso. Però tutti questi dati sono standardizzati, poi ve ne farò vedere alcuni. L'edificato, altri oggetti tipici del nostro comune, monumenti, aree verdi pubbliche, scusate, se io ingrandisco la mappa qualcosa si vede già, perché fa vedere immagini scalabili, non mi veniva la parola, scusate, ecco, tutte queste cose qua. Sport, istruzione, attività economiche, commercio fisso, pubblici esercizi, farmacie, cominciamo già, stazioni di benzina, conciatori fettisti, sono attività economiche, altri tipi di servizi, strutture di accoglienza, religiose, a rischio sanitarie, gli ospedali, i presidi. Adesso io sto riempendo a caso le zone industriali di Vicenza, che da questa parte, con le industrie particolari. Se io clicco su un simbolo qualsiasi, mi vengono fuori le informazioni, settore siderurgia, acciaieria, Valbruna, Vedere, Senza, 25, telefono. Tutti questi dati qua sono dati, ripeto, standardizzati secondo lo Stato, con aggiunta delle notizie personalizzate nostre del Comune. E sono dati forniti dai vari uffici di settori comunali. Non siamo noi che andiamo a cercarceli, sono loro che li mettono a disposizione attraverso dei database che vengono visti dal sistema e condivisi. Quindi tutto il lavoro d'ufficio che i nostri colleghi fanno in merito a queste informazioni viene visto e tenuto aggiornato in tempo reale praticamente dal sistema. E questo è un grande valore che assume il sistema informativo, perché non c'è più il problema di rispondere alla domanda: ma i dati sono aggiornati? Sì, la risposta è: i dati sono aggiornati. Poi uno potrebbe dire come? Vabbè, si indaga, si va nei singoli uffici, si chiede: guarda che manca questo dato, questo è giusto, questo è corretto, eccetera. Però i dati sono di sistema aggiornati. Strutture meccaniche, strutture espositive, la rete geodetica, se abbiamo tempo ve ne parlo, le reti infrastrutturali sono le reti wifi, le antenne, le esondazioni, ve ne accennerò più avanti cosa sono, c'è il catasto,
Cadastro fabbricati, cadastro terreni sono punibili, le pratiche edilizie che arrivano dall'edilizia privata, l'urbanistica, tutto il piano di interventi del comune e dopo dati di genere ambiente, settore ambiente. Tutti questi dati sono in relazione tra di loro proprio grazie alla cartografia. Adesso torno indietro. Se sono troppo veloce, qualcuno ha una domanda da fare, se scriva giù che alla fine mai ne parliamo. Faccio così per pulire meglio il video in un colpo solo. Adesso ricaricherà tutta la mappa. Da dove arrivano i dati? Ripeto, arrivano dai vari settori comunali. Quindi l'urbanistica, ad esempio, ha messo insieme tutto il piano regolatore con la zonizzazione, i limiti, i vincoli, eccetera, eccetera. Se io vado a aprire un singolo layer, ad esempio, stavo cercando l'elaborato 3, l'elaborato 2, eccolo qua, fragilità, territorio. Qua compare tutto il piano regolatore, vado a caso, varianti, eccetera, parchi storici, eccetera, eccetera. Se io vado a vedere un'applicazione verticale dei servizi che abbiamo messo in piedi, che sono visibili con questo tastino qua, oppure nelle ricerche, qua, eccoli qua, sono gli stessi. Ad esempio, cosa mi consente di fare questa organizzazione di sistema? Intanto posso ricercare delle vie via Roma, attraverso un numero civico. Ecco, vado su Zoom sul civico e vedo il civico 13 di Viale Roma. Qua è un po' lenta. Scusate un attimo, riabilità edificato. Relazione civica. Eccoli qua. Questi sono i nostri numeri civici. Il numero 6 di Viale Roma è al centro del video, eccolo qua. Quindi una ricerca velocissima di dove è ubicata un certo indirizzo che può essere relazionato a una residenza, a un'attività o altri casi più particolari. Altri servizi che consentono, che consente il sistema e che ci riesce a spiegare tante cose, una ricerca catastale, se vado nei terreni, un terreno qualsiasi, vado a caso, zoom sulla particella, adesso il foglio 12, particella 6, e questa qui, clicco sul catasto, fabbricati, scusate, terreni non fabbricati, eccolo qua. Particella 6 e mi consente di fare un carotaggio che noi chiamiamo, che sarebbe un CDU, ma in realtà è un carotaggio, perché per fare un CDU in ogni caso l'ufficio competente è l'urbanistica. Però questo è un modo per già dare delle indicazioni a dei privati, dei professionisti, agli uffici tecnici, privati, pubblici che siano, quel particolare terreno lì, che potenzialità e che normative è soggetto, a cui è soggetto. Se faccio ISA CDU in questo momento qua, sul foglio 12, particella 6, parte un motorino di ricerca che mi fa vedere, eccolo qua, questo è il terreno, particella 6 del foglio 12, e è un terreno in zona agricola, rurale agricolo, che è soggetto all'articolo 40 delle norme tecniche di attuazione. Se clicco qua mi apre il PDF dell'articolo, in più c'è anche un vincolo idrogeologico forestale. Sempre questo tipo di motorino mi consente, nel caso, aspetta, mi serve anche il foglio 205, non solo il foglio 6, oppure il foglio 1. Io posso aggiungere a questa ricerca anche un altro foglio, altri fogli. Allora devo fare il foglio sempre 12, in questo caso qua, e mettere mappale 1. Faccio aggiungi, diamoci quei pochi secondi di tempo. Al sistema,
aggiornarci, ecco che mi ha aggiunto il foglio 1 e il foglio 6 ed ha aggiornato anche la normativa che riguarda questi due terreni qua. Vi dico subito che questo motore, questo giochetto qua che abbiamo messo in piedi insieme con la GTR è utilizzato tantissimo dai nostri colleghi dell'urbanistica, dell'edilizia privata e anche dai tecnici professionisti che sono venuti a conoscenza di cosa consente il portale CTV. E se io adesso chiudo questa pagina e vado nella leggenda a vedermi l'edilizia privata, attività, scusate un attimo, pratiche edilizie, eccola qua, pratiche edilizie richieste, pratiche edilizie attive. Questa è un'altra ricerca molto utile che consente, aspetta che tiro via catasto, qua, in tutto il comune, no? Eccola qua, consente di vedere all'utenza, a tutto il mondo, l'attività edilizia del nostro comune. A questa scala compaiono i puntini, c'è ancora acceso qualche live dell'urbanistica, se io ingrandisco un po', compaiono queste aree qua che sono i mappali catastali relativi all'attività edilizia. Se io vado a interrogare il singolo terreno interessato, in questo caso qua una pratica edilizia attiva, risposta mi dice, c'è anche il confine comunale attivo, la risposta mi dice che è a tutti questi dati qua dentro, c'è il progettista, il direttore dei lavori, tipo di pratica, descrizione, data, presentazione, eccetera. Questi non sono dati sensibili perché sono gli stessi dati che vengono esposti nel cartello di cantiere di fuori del cantiere privato, quindi sono dati pubblici che non hanno nessun problema di essere pubblicati. Qua ci sono anche previsti, è anche previsto il posto per i dati tecnici di questa pratica, in questo caso il tecnico non li ha messi dentro. Poi ci sono anche le pratiche edilizie richieste, questo qua è lo stadio, richiesta, c'è cioè una sua permessa di costruire su questa zona qua. Permette anche dei controlli perché se io attivo anche il catasto, come era prima sui terreni, e vado a vedere, posso controllare se i dati delle singole pratiche edilizie corrispondono ai dati reali catastali. Uno dei tanti controlli che si possono fare in questo ambito qua di edilizia privata. Edilizia privata, sì. Prima Roberto accennava ad altri motori di ricerca molto interessanti. Aspetta che tiro via le pratiche edilizie, così puliamo un po'. Come motore di ricerca, la ricerca territoriale. La ricerca territoriale è una cosa che è nata nel tempo. Non è che ce l'avessi in mente già nell'80, nel 97, Roberto, però l'anno lì in poi è maturata nel tempo, perché noi a Vicenza abbiamo avuto parecchi, nel corso del tempo, più di qualche momento critico dove è intervenuta la protezione civile anche a livello massiccio per degli eventi importanti che hanno interessato il nostro territorio. In tutti questi anni sono state scoperte, portate alla luce delle bombe della Seconda Guerra Mondiale, tra cui una che era stata la più grossa bomba mai lanciata in tutta Europa dagli inglesi che sono state lanciate quattro, una che è stata lanciata a Vicenza, è stata trovata inesplosa e ha causato, per il suo disinnesto, ha causato l'evacuazione di 70.000 persone su 110.000 abitanti, perché era in centro, l'ha trovata nel cimitero cittadino, che era in centro città. Quindi si è dovuto organizzare l'evacuazione di 70.000 abitanti in un mese e questa organizzazione ci ha consentito di concepire e progettare questo tipo di ricerca territoriale che faccio vedere. Ma no, non è successo solo questo, sono state trovate altre bombe di entità minore. Una volta è transitato in maniera illegale un convoglio carico di ferro nella stazione di Vicenza, dentro questo convoglio c'era un elemento radioattivo. E
stata bloccata anche in quel momento là, per breve tempo è stata bloccata una parte di città. E in più nel 2010 abbiamo avuto quella famosa alluvione che ha inondato un quinto del nostro territorio. Quindi tutta questa serie di eventi che ci hanno portato parecchi problemi, vedendo nel lato positivo, ci ha consentito di sviluppare quello che vi sto per far vedere, che è molto utile sia a grandi scale sia a piccole scale. Torno nella mappa generale di Vicenza. Attendiamo un attimo che compaia. Eccola qua. La ricerca territoriale, questo motorino qui, è una ricerca che, data un'area all'interno del territorio, viene estratto tutto quello che è antropizzato dell'interesse pubblico che insiste in quell'area lì, comprese la residenza e le attività antropiche. Quest'area può essere un'area irregolare o regolare, dato un centro, un cerchio oppure un poligono regolare. Si può disegnare direttamente sul portale, oppure può essere un file che viene importato, che viene dato da un altro ente o da un altro soggetto. Adesso io disegno un'area irregolare in un punto qualsiasi del nostro territorio. Come vedete, le faccio anche una bella, bella spinta. Ecco, adesso il motore sta tirando su tutto quello che c'è nel sistema informativo di quell'area lì. Ci ha messo 24 ore. Come vedete, il primo dato che salta, beh, intanto l'area è questa qua, eccola qua, come vedete. Il primo dato che salta all'occhio è che in quest'area qua ci sono 10.000 famiglie abbondanti e 21.203 residenti. A livello di internet ci fermiamo qui. A livello di utilizzo interno nostro, noi possiamo avere tutti gli indirizzi di queste famiglie, di questi residenti e anche la loro composizione. Poi c'è la parte dell'idrografia, della viabilità, edificato, edifici di interesse particolare, importante, tipo monumenti, se ci sono pratiche attive, vari tipi di servizi, privati e pubblici, scuole, servizi privati, servizi pubblici, strutture espositive, qua c'è il numero. Tutte queste informazioni sono esportabili in questi formati di file, CSV, Shape, KML oppure DXF, e anche i dati catastali. Qua compare una voce fragilità che però a livello di internet non si vede, casomai ne parleremo successivamente. Sulla mappa, se io vado a vedere questi dati qua, dove sono, vado a vedere le scuole, per esempio, che sono di solito notizie importantissime, i nidi, eccole qua, si accendono, vedete, si accendono, qua sono localizzati in questa mappa tutti i servizi che sono stati estratti dalla ricerca. Ecco che si può comprendere quindi come questo motore abbia una certa importanza in caso di fare in brevissimo tempo delle estrazioni che sono di vario tipo di interesse. Come avviene questa ricerca? Il pilastro del sistema informativo territoriale, anzi i pilastri sono sostanzialmente due. Una è la topografia, quindi tutta la viabilità attorno alla quale si sviluppa l'antropizzato, e sulla viabilità e sull'antropizzato poi si sviluppa, no, la numerazione civica. Ingrandisco un altro po' se non si vede. Ecco, questo è il pilastro del sistema informativo, dell'infrastruttura dati che è diventato il nostro sistema informativo territoriale. La numerazione civica è georeferenziata e mi dice come è composta come sono composte le unità immobiliari all'interno dell'edificio. Io ho cliccato un civico qualsiasi, a quel civico lì corrispondono 5 residenti e 3 famiglie. Piazzola San Giuseppe, civico 6. Alla numerazione civica è collegata l'anagrafe, ecco perché qua mi danno i residenti e le famiglie. Quindi
ogni puntino rosso che si vede in mappa si porta dietro l'informazione anagrafica che riguardano i residenti. Non solo, ma ogni puntino rosso si porta dietro anche l'informazione dell'attività economica, se direzionale, se artigianale, se industriale. E noi siamo in grado di monitorare anche questo tipo di attività. Non solo, ma ogni puntino rosso si porta dietro anche altri tipi di informazioni come le fragilità, che sono casi di persone che possono essere potenzialmente bisognose di un'osservazione particolare da parte dei servizi sociali, oppure persone che lo sono già a servizio dei servizi sociali del comune per vari tipi di casi di patologie. Quindi persone che devono essere immediatamente localizzate e messe in sicurezza nel caso di eventi particolari di particolare importanza di rischio. Vi ho fatto vedere l'informazione attraverso un numero civico, adesso vi faccio vedere informazioni attraverso l'edificio, perché il numero civico è strettamente collegato all'edificio a cui è afferente. Se io vado a interrogare un edificio, in questo caso interrogo il Palazzo del Comune, Palazzo Trissino, Comune di Vicenza, vediamo che oltre ai dati che vedete qua, codice edificio, numero piano, superficie coperta, numero scale, tipo, uso, eccetera, eccetera, questi sono i dati standard che vi dicevo prima, abbiamo anche i civici che afferiscono a quell'edificio lì. Eccolo qua, abbiamo i civici e l'interno, interno 1, c'è un interno 1 solo, che è istituzione, foglio catastale, mappale, subalterno. Ecco, vi ho fatto vedere questa informazione perché qua si vede anche che abbiamo costruito il legame tra la numerazione civica interna e i dati catastali. È un legame univoco 1-1, perché il numero civico, codice, via, civico interno, è corrispondente a un foglio catastale, mappale e subalterno. Questo legame ci consente di fare parecchi incroci, parecchie tipologie di incroci che possono servire ai tributi, per esempio, possono servire all'edilizia privata, possono servire all'urbanistica, servono a qualsiasi ufficio che riceve un'istanza da parte del pubblico, dove questa istanza riporta come dati identificativi della sua istanza e la numerazione civica, l'indirizzo e i dati catastali, pensate alle tasse, all'IMU, pensate all'apertura di un'attività, a qualsiasi altra tipo di istanza. Ecco, questo modo di fare istanza al comune ci consente a noi di memorizzare i dati subito nel sistema, quindi in tempo reale abbiamo sempre un monitoraggio continuo di quello che succede all'interno del nostro territorio. Vi faccio vedere anche il civico 98, anzi vado su una casa privata, a questo punto qua, che è la mia, quindi non rubo niente a nessuno. Vado a fare informazioni di questo edificio qua, visualizza civici, 8 residenti, 3 famiglie, un'abitazione, altri Carrai, e questi sono i dati catastali di questa famiglia qua, di questo civico qua. Interno 1, 2, 3, questi dati catastali. Se invece vado a interrogare il civico, scusate, lo stesso fabbricato. Eccolo qua. Visualizzi interni. E ritorniamo allo stesso punto di prima, viene fatto l'incrocio. Ora vi faccio vedere attraverso la intranet gli ulteriori servizi che abbiamo messo in piedi e che non sono al momento utilizzabili per l'utenza generale. Per esempio il patrimonio comunale. Il patrimonio comunale è importantissimo perché
materia di approvazione di bilancio e quindi sapere qual è la consistenza del patrimonio comunale aiuta le amministrazioni a prendere delle decisioni di qualsiasi tipo di gestione. Ecco, da noi lo rappresentiamo in questo modo qui. Ci sono delle aree che racchiudono i vari immobili che consentono il patrimonio comunale. Se io vado a interrogare di nuovo il palazzo comunale nostro, Palazzo Trissino, questo è il fascicolo, il Palazzo Trissino, qua ci sono l'elenco dei beni immobiliari che è composto il fascicolo di Palazzo Trissino, con la classificazione energetica, alcune concessioni che ci sono date su degli immobili componenti Palazzo Trissino, enti urbani, sedi municipali, negozi, uffici, consumi elettrici, consumi acqua, mancano, basta, consumi elettrici, consumi acqua. Queste informazioni qua sono possibili perché? Perché c'è la numerazione civica. Alla numerazione civica è collegato un contatore e il contatore, la lettura del contatore dà questo tipo di risultato che abbiamo pubblicato dentro l'informazione del patrimonio. Ecco di nuovo un altro modo che spiega l'importanza di avere la numerazione civica georeferenziata nel territorio del comune. L'altra informazione che c'era sul Palazzo Trissino, scusate un attimo, eccolo qua, visualizza consumi, quello di prima, scusate, sono passato di colpo a parte dei consumi. Quindi tutte queste aree qua danno questo tipo di informazione. Un altro motore di ricerca importante riguarda le fragilità. Io per farvele vedere però devo collegarmi con la mia password, un attimo solo. Non faccio vedere il registro, faccio vedere il risultato che questo registro consente. Un attimo solo, eccolo qua, facciamo una ricerca territoriale per area. Popolazione, famiglie, popolazione residenti. Qua abbiamo già un dato in più. Se andiamo in fragilità, abbiamo 837 fragilità. La pagina numero consente di far vedere. Scusate. La rifaccio, scusate un attimo. Andiamo un'altra parte, diciamo piccolina. Qua consente di farla vedere. Volevo far vedere che cliccando sul tastino mi si accendono i punti dove sono le fragilità, cioè l'indirizzo di quelle persone che sono sotto la cura, diciamo così, dei servizi privati del comune collegati con l'ASL di Vicenza. Mi ha preso un po' il contropiede perché c'è qualcosa qua che piccolo back da mettere a posto. Ok. Io ho parlato già anche troppo, ci sarebbe tantissimo da dire, però mi fermo e lascio lo spazio a chi vuole fare domande. Cosa dici, Roberto? Sì, direi perfetto. Sì, forse è meglio lasciare spazio, visto che c'è ancora un quarto d'ora circa, curiosità, se no poi nessuno interviene e puoi andare avanti ancora mezz'ora, però Ok. ho lanciato questa minaccia, io puoi andare avanti ancora mezz'ora. Vediamo se qualcuno vuole.
Chiedeva a qualcuno, beh, ho già risposto in chat, se la parte CDU era fatta col plugin, e la risposta è che no, col plugin CDU Creator di cui parlavamo 2 settimane fa, no, anzi, come ti ha dato lo spunto per poi realizzare il plugin. Sì, casomai è stato il contrario, esatto, sì. Voi giustamente avete preso questo spunto qua per realizzare quel plugin lì, che è una cosa molto utile, perché è velocissimo e consente a chiunque di avere un'idea cosa può fare sul proprio terreno, insomma, senza dover telefonare un geometra o telefonare in comune e perdere un po' di tempo. Ciao, sono Francesco. Mi Ciao. sentite? Ciao. Sì, ti sentiamo. Volevo avere così un dettaglio maggiore sulla licenza dei dati disponibili in questo sito. Licenza dei dati disponibili. I dati Esatto. sono aperti. Ecco, una cosa che non ho parlato, giusto? Bella domanda, giusto? I dati sono aperti. Qui vedete questo comando qua, sono in internet. Sì, si può fare download dei dati. Con questa maschera qua, come vedete, si può andare. E beh, noi abbiamo predisposto tutta una serie di dati che si possono scaricare, suddivisi per gruppi, cartografia di base. Cartografia di base sono i layer che abbiamo visto prima, e sono tutti gli stessi layer praticamente. Si seleziona il layer che è interessato, di cui si è interessati, si sceglie il formato di dati, come esportarlo, sono ESI, AutoCAD, KML o CSV. Si sceglie il sistema di riferimento tra questi previsti, si dà un numero di file di output e poi si può fare il download. E questa è la licenza degli Open Data. C'è anche l'URL per GeoJSON. Sì, sugli open data aggiungo due cose tecniche, oltre a quello che diceva Eugenio. Vabbè, ci sono i link ai servizi WMS, WFS, che sono diciamo, i servizi standard. C'è quel Ecco. link al GeoJSON che inizialmente non c'era, poi nel corso degli anni abbiamo aggiunto, che in sostanza è uno spunto. Diciamo, siamo stati sollecitati appunto da Eugenio, Lorenzo e Rosario perché è uno spunto per realizzare, per esempio, delle applicazioni su quegli open data lì, nel senso che oltre a scaricare il dato come shape o come altro file, uno si può collegare, diciamo, ha un link a cui collegarsi direttamente al dato aggiornato e su quel link lì potrebbe tranquillamente realizzare un'applicazione, per esempio mobile, che so io, per visualizzare la posizione delle antenne wifi. Ora faccio un esempio stupidissimo, anche abbastanza banale. Posizione dell'antenna wifi, ho il link, se viene aggiunta qualche antenna sul database comunale, tramite quel link lì io rimango sempre aggiornato. Ultimissima cosa, che non è scontata, i dati sono scaricabili nei vari sistemi di riferimento, la conversione viene fatta usando i grigliati Ah sì, Gemini. Quindi è grigliati la NTV. conversione. Quindi la conversione giusta già nel, forse, primo comune del Veneto, direi che si è adeguata già nel sistema RDN e nella 2008, zona 12, Uso nell'FSD 12, eccolo qua, sì. 7795, che è il sistema ufficiale del Veneto. Anche se i dati nel database ancora sono nel sistema, dati storici sono ancora nel vecchio sistema di riferimento, vengono già esportati con l'utilizzo di grigliati interno a. Adesso noi li abbiamo in Gauss-Boaga, gli APSG 3003. Il nostro sistema di riferimento adesso è questo. Era stata fatta anche tutta un'attività per trasferire al nuovo sistema di riferimento, come Eugenio sa, ma poi ci sono. Problemi ancora da risolvere, siamo tornati indietro. Non dovuti a Dobbiamo. sito. Sì. L'altro tastino che ho fatto intravedere un attimo, che ci sono anche degli open data, eccoli qua. Si possono scaricare con questo tastino qua che vi ho fatto vedere prima, eccolo qua, questo qua, definizione open data. Chiede via chat Massimo se in questo periodo ci sono state delle
si è emersa la possibilità di poter individuare, sempre per servizi interni, le situazioni di maggior criticità dovute al Covid-19. Questo giro la domanda a te, Eugenio, perché ovviamente. Abbiamo fatto qualcosa, però il Covid-19 al momento almeno non ha richiesto interventi, l'utilizzo di questa ricerca territoriale, almeno che da qui che ne sappiamo noi, perché è un fenomeno che non è monitorabile come lo sono altri tipi di fenomeni come fragilità o altre cose che succedono sul territorio, perché proprio manca quello che è la cioè non ha una logica, chi ciapo ciapo, diciamo noi in Veneto, come fai a correre dietro una cosa che è così mobile? Non so se riesco a spiegarmi, non è monitorabile. Puoi venire a sapere la persona che ha bisogno, però questa persona se ha bisogno vuol dire che è ricoverata all'ospedale in terapia intensiva, quindi sono tutti all'ospedale o sono a casa. Non è che poi quando guariscono, non c'è più bisogno di monitorarle. Non è proprio emersa l'esigenza da parte di nessuno di utilizzare questo sistema per controllare o vedere cosa succede con il Covid. Sì, poi sempre legato al Covid, c'è cioè in chat Massimo diceva, faceva come esempio anche il controllo e gestione di aree pubbliche, per esempio diceva dei parchi gioco, non so se. Ecco, parchi, sì, beh, noi abbiamo avuto l'ordinanza che ha chiuso tutte le aree pubbliche. Sì, E quello noi le penso abbiamo che. tutte le aree pubbliche, quindi un attimo solo, eccole qua. Le abbiamo tutte le aree pubbliche, quindi questa ordinanza qua, l'impatto che ha avuto questo tipo di... Lasciamo stare le aiole che non c'entrano niente. Parco giochi, parco storico, parco urbano, verde attrezzato, oggi naturalistica, arredo urbano, orti urbani, poi c'è il verde cimiteri, verde scuole, uffici pubblici, verde stradale, questo verde qua è già chiuso di suo. Quindi tutte queste aree qua che sono comparse sono state monitorate e immediatamente hanno reso l'idea dell'impatto che si è venuto a creare una volta chiuse. Questa materia di controllo, sì. Invece Marco Rizzetto vi fa i complimenti, direi più a voi da cittadino di Vicenza e dice che è socio presidente del Linux User Group di Vicenza. Direi più a voi perché tutto questo, cioè, ovviamente noi abbiamo messo gli aspetti tecnici, la realizzazione del WebGIS, ma le banche dati senza le quali difficilmente si riuscirebbe a realizzare tutto questo. Sono opera vostra, quindi giro i complimenti a voi. Ecco, due parole sulle banche dati, ma continua pure te prima. Sì, no, rispondo solo brevissimamente a Giampaolo Grosso che chiede invece il discorso delle webcam del comune, perché forse rispondo direttamente io, nel senso che forse l'interazione con la polizia municipale, vabbè, no, ne siamo al corrente entrambi. C'è un collegamento, come dicevo, il modulo telecamere Eccolo qua, lo sto facendo vedere adesso sulla intranet. ha fatto un posizionamento di tutte le telecamere e non solo, anche degli armadi, dei punti radio, di tutto ciò che è collegato alle telecamere. Relativamente alla visualizzazione, ci sono da dire un paio di cose. Uno, che sono dati ovviamente estremamente sensibili. Due, che Sì, ci le sono degli faccio aspetti, vedere. delle problematiche anche tecniche ci sono state, nel senso che le telecamere poi di fatto sono installate da diverse aziende, ognuna delle quali poi utilizza un proprio sistema di visualizzazione delle telecamere. Quindi attualmente questo modulo è visibile a livello di posizionamento delle telecamere e degli altri, di tutto ciò che è collegato alle telecamere, è visibile su rete internet solo ovviamente, ma da persone con le credenziali d'accesso è visibile. Dopodiché invece la visualizzazione proprio della webcam è possibile solo da alcune macchine dentro la sede della Polizia Municipale, quindi ad esempio
Eugenio dalla loro rete non riescono nemmeno, anche volendo, anche entrando con le loro credenziali, non potrebbero vedere quei dati, in parte per ragioni di privacy, in parte anche per ragioni tecniche che appunto hanno un po' vincolato e sono effettivamente una criticità per cui si vogliono mostrare dei dati su WebMIS. Adesso gli ho fatto vedere velocissimamente che ci sono le telecamere, di più non posso far vedere, e come diceva Roberto, tramite infrastruttura dati, la sala operativa dei vigili urbani ha il controllo pieno totale sull'utilizzo delle telecamere. Se volevi aggiungere qualcosa sulle banche dati, un'altra Sì, domanda sempre di ecco. Massimo chiede se in futuro, secondo voi, è possibile connettere il database della ASL, per esempio, con quelli comunali. Quindi ti lascio la parola per Sì. Sì, il problema della connessione è solo di tipo politico o di volontà. L'aspetto tecnico non è un problema. Quindi la risposta a questa domanda è sì, si possono collegare i due archivi, si possono collegare tutti gli archivi di questo mondo praticamente, è solo questione di scelte dirigenziali o di tipo politico. Due parole sulle banche dati, che risponde in parte anche a questa domanda. La difficoltà più grossa di mettere in piedi questa infrastruttura dati, almeno all'inizio, siamo un po' di anni che siamo partiti, è stata quella di far capire ai vari colleghi nostri dei settori comunali l'importanza di avere gli archivi condivisi, informazioni condivise, perché l'ambiente comune, interlocale comune, è come penso tutti gli enti pubblici, piccoli e grandi che siano, almeno fino a, io parlo di Vicenza, almeno fino a poco tempo fa erano ambienti chiusi, ognuno aveva il suo piccolo orticello, era molto geloso delle sue informazioni, insomma, del lavorare, eccetera, però era un ambiente chiuso, non consentiva un'informazione trasversale e nemmeno la volevano fare. L'utilizzo della tecnologia nel tempo, lentamente, un pochino alla volta, un pochino alla volta, ha fatto capire invece l'importanza di avere su un'unica piattaforma visibile l'informazione trasversale di tanti archivi, tutti nello stesso posto, tutti nello stesso momento. E un po' quella volta questa mentalità è cambiata tanto che oggi posso dire che la stragrande maggioranza dei settori comunali non hanno più problemi a condividere i loro dati nel sistema. E anzi, quando succede qualche cosa per cui si interrompe l'informazione, il sistema non va, c'è una piccola cosa da mettere a posto, il telefono comincia a squillare di colpo, va che non va, diventa rosso il telefono. Quindi è diventata un patrimonio di tutti la conoscenza che l'informazione trasversale è importantissima, sia in uso interno, sia per fare informazione verso i cittadini. Quindi questo risponde un po' anche alla domanda, potremmo collegare il database dell'ASL? Sì, si può collegare con le dovute cautele, perché saranno dati senz'altro molto sensibili, però si possono fare. Benissimo, direi che siamo arrivati quasi al un paio di ancora. Se ci fosse ancora una domanda, possiamo rispondere, se no, tiriamo No, la cinta. io Vai, vai. dico due parole velocissime sul futuro, però lasciatemi aprire questa cosa qua, intanto che parte. Tutto quello che ho fatto vedere fino adesso, abbiamo fatto vedere fino adesso, riguarda il Comune di Vicenza. Però se succede qualcosa sul confine del Comune di Vicenza, appena al di là, su uno dei nostri comuni confinanti, basta, non serve andare 100 metri dal confine, basta 1 metro di là dal confine. Come possiamo noi utilizzare un sistema del genere per dare informazioni se dall'altra parte del confine del Comune di Vicenza non c'è nulla? Ecco, questa è la risposta. Allora, un attimo solo che spengo qualcosa. Vedete, eccola qua. Questo è il Comune di Vicenza, organizzato come vi ho fatto vedere fino adesso.
e questi sono i nostri comuni confinanti. Se noi questo sistema infrastruttura dati l'avessimo anche sui comuni confinanti, il motore di ricerca e gli altri motori che vi ho illustrato fino adesso automaticamente funzionerebbero anche sugli altri comuni, con piccolissimi accorgimenti. Ecco, questo è il futuro, eccolo qua. Questi sono i dati, gli stessi dati di infrastruttura dati di Vicenza anche di un altro comune vicino. Quindi questo non è CTV, questo è GeoMedia, che noi utilizziamo come GIS per gestire informazioni dei vari database, però noi stiamo lavorando per ottenere questo tutto intorno al Comune di Vicenza. Se poi ogni comune avrà questo tipo di mentalità, allora sarà anche volontà di tutti gli altri comuni avere le informazioni dei comuni vicini, e quindi sarà la copertura territoriale di tutta una provincia e di tutta una regione. Pensate un attimo a cosa è successo ad Amatrice come ultimo evento catastrofico nello Stato. È successo che è cascato giù tutto, passava l'elicottero sopra il paese, c'erano tutte piene di macerie e la protezione civile, le autorità, le amministrazioni si preoccupavano, ma prima che cascasse tutto, sotto cosa c'era? E allora andare alla ricerca di tutto quello che poteva ricostruire quello che c'era sotto i cumuli di macerie. Ecco, noi stiamo lavorando per avere un'idea di cosa c'è sotto le macerie prima che l'evento succeda, in modo che domande come queste abbiano già la risposta. E con questo, se non ci sono altre domande, siamo Sì. arrivati alle 10. Siamo arrivati alle 10. Ti rubo la condivisione dello schermo per salutare. Sì, dice giustamente Antonio sulla chat che il territorio è uguale per tutti e questo concetto è fatto proprio da tutte le amministrazioni. Ah, no, chiede, scusa, se questo concetto è fatto proprio da tutte le amministrazioni. Qualche dubbio ce l'ho ancora io, però lascio la risposta a te, forse. Questo concetto è maturato dentro di noi con la pratica e nell'uso degli anni. Io posso dire abbastanza certamente che il Comune di Vicenza è un comune in tutta Italia molto avanti in questo tipo di infrastruttura dati e di mentalità. Perché sono, prima di tutto sono un cittadino, quindi ho bisogno dei servizi che il mio comune offre ai cittadini, come tutti i cittadini d'Italia. E io spero che nel tempo queste cose qua che abbiamo visto vengano conosciute sempre di più e che vengano fatte proprie da tutti i comuni, in modo che questa mentalità si sviluppi, si apra e non ci siano più quei paletti amministrativi che limitino il territorio. Che i confini amministrativi servono per la gestione, però devono servire solo quelli, come diceva l'ultimo, come si chiama l'ultimo che ha messo il commento, scusa, Donato. Questi limiti sono nella testa delle persone e devono essere eliminati, insomma, vanno bene solo per la burocrazia e non certo per la gestione del territorio. Sì, condivido in pieno. Direi che è difficile non condividere. Certo, poi ci si scontra penso con delle risorse diverse che ha e in questo Ecco, due senso parole poi per le state cercando di risorse. fare, di Giusto, mettere in per le condivisione gli risorse. altri. Un comune piccolo non potrà mai arrivare ad avere questa efficienza di sistema informativo territoriale. Quindi sta al comune grande che ha risorse, comune capoluogo, noi, stando in Veneto, Verona, Padova, Rovigo, Belluno, Venezia, Treviso. Sta a noi fare da raccoglitori delle istanze dei comuni piccoli per allargare la conoscenza del territorio. L'esempio che vi ho fatto vedere prima è impostato proprio in questa maniera. Noi abbiamo un'infrastruttura dati già pronta, le strutture dati, i database già pronte per ricevere dati. A quel punto lì ci offriamo ai comuni piccoli che non potranno mai averle, invece di farle voi l'impianto da zero, dateci, consentiteci di vedere i vostri dati, le vostre strade, le vostre case, la vostra anagrafe, eccetera, noi li mettiamo in condivisione con i nostri archivi ed ecco che di colpo l'informazione si espande per il territorio. Questa secondo me potrebbe essere una soluzione, poi non l'unica, però
È anche un enorme risparmio di risorse per i comuni piccoli e per l'amministrazione pubblica in genere, c'è un risparmio notevole di soldi. Assolutamente. Perfetto, direi ovviamente che chiudiamo la discussione, fatto salvo che poi si può riaprire, Giovanni, che è un momento aperto, perché no, possiamo anche, potremmo replicare, fare una puntata 2, perché di cose da dire forse ce ne sarebbero. Il prossimo appuntamento è ovviamente il terzo mercoledì del mese, si cambia totalmente argomento, come vedete dalla mia slide, si parla di posizionamento con RTK con GNSS e quindi tutta un'altra storia. E per approfondimenti su oggi scrivetemi pure, eventualmente poi potete scrivere anche direttamente a Eugenio, nel caso ci mettiamo anche in Sì. contatto, ci sentiamo a voce se fosse necessario. E condivido anche, abbiamo aperto in queste 2 settimane, quindi dopo l'ultimo jailbreak, anche un canale Telegram. Qua trovate il link, poi comunque metteremo riferimento sulla registrazione che troverete su YouTube in giornata. Cioè, appunto, un canale Telegram che si chiama Jailbreak, comunque anche senza link, direi che è pubblico, quindi lo si trova. A cui potete, se volete, iscrivervi per rimanere aggiornati sia sui prossimi jailbreak, sia un po' in generale su nostre attività in genere. E grazie a tutti, oggi eravate in tanti, quindi grazie. Speriamo di Ciao a averne di tutti, nuovo. se volete avere informazioni chiamate pure il Comune di Vicenza oppure tramite Roberto vi darà l'indirizzo. Ok? Ciao. Ciao, grazie a tutti anche per complimenti. Ah, Roberto, passaci la registrazione poi, quando Sì, puoi. la mettiamo su YouTube, sul nostro canale, il tempo che ci vorrà un'oretta che sistema la registri, ora la blocco, ma sarà pubblico, ovviamente. Ciao Roberta anche, Buona ciao. giornata a tutti.